Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo iniziato già il giubileo della misericordia. E allora questa sera l'incontro serve per chiarire le idee principali su questo momento importante della nostra vita cristiana. Vi propongo di iniziare con una preghiera che è stata adoperata il giorno dell'Immacolata mentre il Santo Padre apriva la Porta Santa in San Pietro. È una variazione sul Salmo 136 che ripete con insistenza eterna è la sua misericordia. Voi ripetete a ogni versetto questo ritornello che è un po' il motivo conduttore di tutto l'anno. Eterna è la sua misericordia. Eterna è la sua misericordia. Rendiamo grazie al Padre perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Ha creato il mondo con sapienza. Eterna è la sua misericordia. Conduce il suo popolo nella storia. Eterna è la sua misericordia. Perdona e accoglie i suoi figli. Eterna è la sua misericordia. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti. Eterna è la sua misericordia. Ci ha amati con un cuore di carne. Eterna è la sua misericordia. Da Lui riceviamo e a Lui ci doniamo. Eterna è la sua misericordia. Il cuore si apre a chi ha fame e sete. Eterna è la sua misericordia. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni. Eterna è la sua misericordia. Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo. Eterna è la sua misericordia. Da Lui confortati, offriamo conforto. Eterna è la sua misericordia. L'amore spera e tutto sopporta. Eterna è la sua misericordia. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace. Eterna è la sua misericordia. La terra aspetta il Vangelo del Regno. Eterna è la sua misericordia. Grazia e gioia a chi ama e perdona. Eterna è la sua misericordia. Saranno nuovi i cieli e la terra. Eterna è la sua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Risveglia, o Signore, la nostra vigilanza nell'attesa del Tuo Figlio, perché accogliendo la Sua parola di salvezza andiamo incontro a Lui con le lampade accese. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Iniziamo dalla parola giubileo. È legato al termine giubilo, che vuol dire contentezza, felicità, manifestazione di gioia. Ma è una falsa etimologia, perché la parola giubilo non è propriamente italiana, ma deriva dall'ebraico. E quindi il termine giubileo deriva dall'ebraico yobel, che è
un oggetto molto concreto, il corno di un montone, che veniva utilizzato come strumento musicale. È quello che si chiama anche shofar. Staccando il corno a un montone, facendo un buco nella punta, poi ci si soffia dentro e produce un suono strano, anche un po' lugubre, ma particolare. È lo strumento liturgico della tradizione ebraica. Corrisponde un po' alle nostre campane. Cioè, è lo strumento che dà i segnali, gli annunci importanti. La radice del giubileo, infatti, è nella Bibbia. È una istituzione della tradizione di Mosè. Lo troviamo regolamentato nel libro del Levitico, al capitolo 25. Il Levitico è uno dei cinque libri di Mosè, il Pentateuco, è proprio quello centrale, il libro dei Leviti, cioè dei sacerdoti, di quelli addetti al culto. Il capitolo 25 è tutto dedicato a questo rituale dell'Antico Testamento. Prevedeva, soprattutto per i contadini, l'obbligo di far riposare la terra ogni 6 anni. Il 7° anno è considerato sabbatico, è il sabato della terra. Era un principio di sapienza contadina per non sfruttare troppo la terra. Si indicava una norma religiosa. Dopo 6 anni di lavoro, il 7° anno si interrompe la coltivazione di un terreno. Ma questo era ciclico. Nei vari terreni si faceva fare l'anno sabbatico di volta in volta. Però c'era il sabato dei sabati, cioè 7 volte 7 serie di anni. 7 per 7, 49. Il 50° anno era lo Yobel, era chiamato giubileo. Il 50° anno era di riposo assoluto per tutti e per tutte le terre. Non solo, ma era l'anno del condono dei debiti. Nell'anno del giubileo venivano condonati i debiti. Anche le proprietà non potevano essere vendute per sempre. Questa è un'idea interessante che la tradizione biblica ha conservato per rispettare l'idea che la terra è di Dio e viene data in comodato d'uso agli uomini, ma nessuno è padrone della propria terra. Israele è entrato nella terra promessa e l'ha avuta in dono da Dio. Per cui tutti quelli che vi abitano ne sono utenti, ma non proprietari. Se per caso uno si trova in difficoltà economica ed è costretto a vendere la propria terra, non la vende per sempre, la vende fino all'anno del giubileo. E quindi il terreno valeva in base ai raccolti che mancavano ancora. Chi vende l'anno dopo il giubileo vende 49 anni e quindi ha un valore. Chi vende 2 anni prima del giubileo vende 2 annate. Perché nell'anno del giubileo
è previsto che il catasto si azzera e tutti ritornano nella proprietà iniziale. Questo era un calmiere al capitalismo, al latifondismo, per evitare che i poveri costretti a vendere perdessero le terre e alcuni pochi ricchi comperassero tutto, diventando poi i grandi proprietari terrieri e riducendo sempre più in povertà gli altri. In questo modo la legislazione di Mosè pensava di mettere un freno a queste sperequazioni sociali. Il Giubileo quindi era l'anno della giustizia, l'anno della riorganizzazione sociale, della ridistribuzione delle terre, e il condono dei debiti comportava la possibilità di ricominciare per chi si era legato a dei debiti pesanti. Tuttavia, le norme del Giubileo, che potete andare a leggere in Levitico 25, non furono mai osservate. Erano scritte sulla carta. I sacerdoti dicevano: bisognerebbe fare così, ma i potenti che avevano già preso le terre si rifiutavano di riconcederle. E quindi chi comandava faceva legge e si metteva sotto i piedi le normative mosaiche. La regola religiosa dice che bisognerebbe fare così, però se l'adattavano dicendo: volete mica che restituiamo i terreni? E quindi la norma è rimasta lettera morta, come molte altre cose messe per iscritto. Sono delle belle indicazioni che purtroppo non vengono attuate. E Israele ha accumulato una serie di peccati del genere fino al momento del disastro dell'esilio babilonese. E questa perdita della terra ha fatto riflettere sul senso del peccato che c'era stato. Abbiamo perso la terra perché abbiamo tradito l'alleanza. L'esilio in Babilonia è circa 600 anni prima di Gesù, ma 600 anni dopo Mosè. Per 600 anni la terra l'hanno avuta, poi l'hanno persa. I babilonesi hanno fatto piazza pulita, hanno distrutto Gerusalemme, raso al suolo il tempio e deportato la popolazione. È rimasto un piccolo gruppo, lontano, esula in Babilonia. E questo piccolo gruppo ha conservato la memoria di quello che era stato il patrimonio importante di Israele. Questo piccolo gruppo di ebrei superstiti in Babilonia ha dato vita al nuovo giudaismo e alla stesura anche della Bibbia. Hanno ragionato in questo modo: la terra ha dovuto scontare i sabati che non ha fatto. Avevamo la legge buona, non l'abbiamo osservata, abbiamo perso la terra. La disobbedienza rovina, porta delle conseguenze gravemente negative. E allora, non avendo fatto quei riposi che dovevamo fare, li abbiamo fatti per 70 anni di seguito. Per 70 anni la terra è stata disabitata e si è riposata. Al ritorno dall'esilio inaugurano un nuovo sistema e un profeta scrive un testo molto bello in cui sottolinea questa iniziativa. È il capitolo 61
di Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. L'anno di grazia è l'anno del Giubileo. Anche la scarcerazione dei prigionieri, cioè degli schiavi, era una delle norme del Giubileo. Non solo il condono dei debiti, ma la liberazione di quelli che per debito si erano venduti come schiavi. Non avendo nient'altro da dare in cambio, vendevano la propria libertà e diventavano servi, schiavi del padrone che comperava la terra e anche i contadini. Dopo l'esilio, questo profeta, sacerdote che riorganizza il culto, dice di essere stato mandato dal Signore per fasciare i cuori spezzati, consolare gli afflitti, liberare i prigionieri, condonare i debiti, proclamare l'anno di grazia del Signore. Siamo intorno al 500 avanti Cristo. 500 anni dopo, Gesù, nella sinagoga di Nazaret, legge questa pagina e dice: oggi quello che avete sentito si è realizzato. Quindi Gesù si presenta come colui che inaugura e realizza l'anno di grazia del Signore, cioè il Giubileo. La vita di Gesù, la sua missione, il tempo in cui Gesù è stato all'opera, quello è il Giubileo vero, il primo vero Giubileo. Lui è venuto a liberare i prigionieri, a condonare i debiti, a guarire i malati, a concedere la misericordia ai peccatori. Allora, la prima idea fondamentale che dobbiamo avere ben chiara è che la vita di Gesù, l'esperienza storica di Gesù di Nazaret, ha realizzato l'idea antica del Giubileo. Quelle regole dell'Antico Testamento non erano state applicate di fatto, ma si sono avverate nella vita di Gesù. Lui concede la misericordia di Dio. E allora tutta la nostra attenzione deve essere rivolta a Gesù, alla sua vita, alla sua predicazione, alla sua opera. Gesù è il volto della misericordia del Padre. In questo anno noi facciamo quello che facciamo tutti gli altri anni. Ma essendo un anno straordinario, noi guardiamo con attenzione straordinaria quello che è l'elemento consueto di sempre. Cioè, ci ridiciamo con forza che al centro della nostra vita c'è Gesù Cristo, che la sua opera, la sua presenza, la sua misericordia è il senso, il fondamento di tutta la nostra esistenza. Tutto viene da Lui, tutto dipende da Lui e siamo contenti di avere ricevuto la sua misericordia. A questo punto ci domandiamo, ma nella storia della Chiesa l'istituzione del Giubileo è una cosa recente, di per sé è una invenzione medievale. Il primo Giubileo, così come lo intendiamo noi, è del 1300, organizzato da Bonifacio VIII.
Dante Alighieri aveva 35 anni, era a metà del cammino della sua vita, in quel anno giubilare, il primo della storia. I teologi di Bonifacio VIII avevano recuperato il discorso biblico del giubileo e avevano proposto un anno particolare per il condono dei debiti, per la liberazione degli schiavi. La formula della Bibbia, quella più bella per il giubileo, è questa: nell'anno cinquantesimo ognuno ritornerà in possesso del proprio. Ognuno torna alla santità della prima origine, ritornare in possesso di quello che si è perduto. Si ricomincia. Pensate quante volte anche nelle nostre realtà, magari nei giochi, a un certo momento c'è confusione, c'è disordine, fermi, ricominciamo. In una partita a carte certe volte si dice mandiamo a monte la partita, la interrompiamo, la mandiamo a monte, ritiriamo tutte le carte e le ridistribuiamo. Ecco, il giubileo è un evento del genere. Punto e a capo. Chiudiamo una partita, ne cominciamo un'altra. Ma non è semplicemente un arbitrio di qualcuno che dice ripartiamo. È un dono di grazia, cioè viene dato a noi la possibilità di ripartire. Ora, il condono dei debiti, la liberazione dei prigionieri, è un'opera di Gesù Cristo. La sua morte e risurrezione ci hanno liberato dal peccato. Quindi la Pasqua di Gesù è l'origine del giubileo, è la grazia della salvezza, quella è la grande misericordia. Ci libera dal peccato, condona il debito, rendendoci capaci di fare il bene. Riporta l'uomo alla santità della prima origine. Ognuno può tornare in possesso del proprio. Pensate come il possesso del proprio è quello che io avevo in dotazione all'inizio, che ho perso in Adamo. L'ho perso, ma grazie a Cristo lo recupero. Ritorno in possesso, ritorno alla santità originale, è possibile. Quindi i teologi medievali hanno studiato un sistema ecclesiastico per riprendere questo grande tema del giubileo che è Gesù, che è la sua Pasqua di salvezza. Ora, lo strumento del perdono dei peccati, della liberazione degli schiavi, è il battesimo. Il giubileo fondamentale di ognuno è il battesimo. Noi siamo stati riscattati, liberati, redenti, siamo ritornati in possesso del nostro grazie al battesimo, perché siamo stati immersi in Gesù nella sua morte e risurrezione. Quindi il battesimo, anche se noi non lo ricordiamo, è l'evento più importante della nostra vita, che porta frutto quando lo lasciamo agire, quando ci rendiamo conto dell'importanza di essere inseriti in Gesù Cristo. E il battesimo si realizza continuamente attraverso la Eucaristia, facendo la comunione, la partecipazione alla messa è il modo abituale di vivere la grazia del battesimo.
la redenzione, il perdono dei peccati, noi lo abbiamo proprio attraverso questo cammino continuativo dell'Eucaristia. Vi siete mai domandati perché il battesimo si fa una volta sola e la comunione infinite volte? Sono tutte e due sacramenti, tutte e due sono partecipazione alla Pasqua di Cristo, perché uno si compie assolutamente una volta sola e l'altro lo si ripete anche tutti i giorni, per tutta la vita. Perché nel battesimo noi sottolineiamo quello che ha fatto Dio. Dio ha già fatto tutto per noi. E quindi è sufficiente un atto solo per non illuderci di essere noi a ottenere la salvezza. Siamo stati salvati quando non capivamo niente. Non è che adesso capiamo molto di più, ma un po' di più sì. Quando siamo stati battezzati non capivamo proprio niente. Non eravamo capaci di intendere e di volere. Non ce lo siamo meritati. Non abbiamo fatto niente per meritarci la salvezza. Ci è stata data gratis. Ci è stato dato tutto, all'inizio, a scatola chiusa. È un credito immenso, generoso, incondizionato. Però, perché possa avere effetto, ci vuole la mia responsabilità. Ho l'intelligenza, ho la volontà, ho l'impegno e devo mettercelo. Pian pianino accolgo quell'immenso dono che mi è stato dato e rispondo di conseguenza. Ecco la comunione. Io ne ho bisogno continuamente, perché io non ho ancora fatto tutto quello che serve per essere salvo. Sono battezzato e il Signore ha già fatto tutto per me. Io lentamente sto assimilando quella sua grazia. E allora la comunione è il modo abituale, continuativo di assimilare la grazia di Dio e anche di avere il perdono dei peccati. Ma c'è un altro sacramento che mi aiuta nel perdono dei peccati ed è il sacramento della confessione. Il sacramento della confessione è una ripresa del battesimo. Un po' il battesimo delle lacrime lo chiamavano i padri della Chiesa. Sono stato bagnato nell'acqua la prima volta, dopodiché devo metterci un po' del mio. È un bagno nelle mie lacrime, devo piangere i miei peccati e partecipare concretamente alla mia salvezza. Ecco, il giubileo si inserisce in questa dinamica di crescita nella santità. È un evento straordinario che ha senso se si inserisce nell'ordinario. Ha valore perché aiuta a vivere bene le realtà di sempre. Ora, il giubileo ha la funzione primaria di richiamare l'attenzione all'evento della salvezza. È un modo per dirci ne abbiamo ancora bisogno. Papa Francesco ha proposto un giubileo straordinario sul tema della misericordia e ha ribadito in questi giorni: la Chiesa ne ha bisogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi credenti siamo peccatori e abbiamo bisogno di essere trasformati, di camminare, di crescere. Abbiamo debiti, siamo prigionieri. Abbiamo bisogno di questo condono e di questa liberazione.
Dal giubileo di Bonifacio VIII del 1300 fino ad oggi ci sono stati 112 giubilei. Questo è il 113esimo. Beh, però solo 26 sono stati quelli ordinari. Nel 1300 avevano pensato di farlo ogni 100 anni e quindi il secondo l'avevano annunciato per il 1400. E molti chiesero un anticipo, perché chi era bambino nel 1300 dice nel 1400 non ci arrivo. E allora Clemente VI lo anticipò al 1350 e poi Urbano VI lo anticipò al 1390, poi presero il giro regolare dal 1400, stabilirono ogni 25 anni e quindi furono mantenuti 1425, 1450, 1475, 1500 e andarono avanti così regolarmente. Saltò il 1800. Il 1800 non fu anno giubilare perché non c'era di Papa, perché era morto in Francia Pio VI, prigioniero di Napoleone. Vi racconto un aneddoto. Il maresciallo che aveva in consegna Papa Pio VI, prigioniero, il giorno in cui morì mandò un telegramma a Napoleone che diceva queste parole: in data odierna è morto Arcangelo Braschi, di professione sommo pontefice, ultimo dei papi. C'è questo telegramma, perché nella sua prospettiva non ce ne sarebbe più stato un altro. Li abbiamo eliminati, è morto l'ultimo. Roma era occupata, non ci fu il conclave, i cardinali si trovarono clandestinamente a Venezia, che dipendeva dall'Austria, sull'isola di San Giorgio, nel monastero benedettino, si radunarono i cardinali, quelli che poterono arrivare, ed elessero Pio VII. Che poi fu arrestato da Napoleone, venne anche a Savona e fu tenuto alcuni anni prigioniero nella nostra città. E non fu l'ultimo Pio VI. E da allora le cose andarono meglio. Saltò anche il 1850, perché era appena successo un 48. C'erano i moti risorgimentali, Roma era in sommovimento e Pio IX non se la sentì di convocare tutti a Roma in quei momenti difficili. Dopodiché le cose ritornarono normali, dal 1875 furono celebrati e qualcuno ricorda il 50, io ricordo quello del 75 e del 2000. 26 ce ne sono stati ordinari, ma 86 straordinari. Quindi l'iniziativa di Papa Francesco non è originale. Ce ne sono già stati 86 straordinari, fuori di questo schema dei 25 anni. E i giubilei straordinari sono sempre occasioni particolari per attirare l'attenzione su qualche momento. Papa Giovanni Paolo II fece il giubileo straordinario della redenzione nell'83, sottolineando il tema della redenzione, Cristo redentore dell'uomo. Adesso Papa Francesco, senza una motivazione numerica particolare, quindi il 15, il 16 non richiama niente, non c'è un arrampicamento sugli specchi per trovare una spiegazione, ma c'è semplicemente la capacità di vedere i segni dei tempi e nella sua condizione di successore di Pietro,
che vede la realtà della Chiesa, ci ha detto: abbiamo bisogno di un anno straordinario della misericordia, che non è un'amnistia, un liberi tutti, non conta niente. La misericordia non è un colpo di spugna o un mantello che copra il marcio. La misericordia è terapia. Questa è l'idea principale che intendo trasmettere. La misericordia non è tolleranza, ma terapia. Cosa voglio dire? Se io sono misericordioso con te, non ti lascio fare quello che vuoi. La misericordia è un voler bene, ma proprio perché si vuole bene, si corregge. I genitori che correggono i figli, che li educano e li rimproverano quando sbagliano, lo fanno proprio perché vogliono bene. E spesso i genitori lo dicono: ti rimprovero per il tuo bene. Sì, ma quell'altra persona non mi ha detto niente, mi ha visto e non mi ha detto niente. Ma è logico che non ti ha detto niente, perché non ti vuole bene come ti voglio bene io. Perché un estraneo non può rimproverarti, ma io devo rimproverarti. E lo faccio perché ti voglio bene. Questa è misericordia. Se pensate la misericordia come tolleranza, come condiscendenza, come lasciar correre, sbagliate strada. Dio misericordioso lascia correre. No! Dio ti concede la misericordia, ma non ti dice: fai pure quello che vuoi, hai sbagliato, io ti voglio bene lo stesso, tu continua a sbagliare tranquillamente, non fa niente. Dio non fa così, perché è un padre buono, perché sa che il male fa male, il male ci rovina, il male lascia le conseguenze. La misericordia ci dà sempre la possibilità di ricominciare, ma lo fa per curarci, per farci guarire. Non dobbiamo far finta di essere sani. C'era una canzone che lo diceva: facendo finta di essere sani. Questa è ipocrisia. Noi dobbiamo cercare di capire le malattie che abbiamo e di curarle. Ricordate quella frase di Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Giusti, sani, malati, peccatori. Perché non è venuto a chiamare i giusti? Perché non ce n'è nemmeno uno. Ma nemmeno uno. Gli altri sono tutti malati e peccatori. Ed è venuto per loro, è venuto perché ne hanno bisogno. Ecco l'anno giubilare, l'anno santo per eccellenza. È il tempo in cui Gesù è venuto a curare i peccatori. Mettiamo insieme le due espressioni: curare i peccatori. Gesù è il medico, è un gran medico, molto in gamba, capace veramente di curare. Ma è un gran medico che vuole curare. E quindi tutte le opere del giubileo sono quelle della vita cristiana di sempre, per curarci. È una terapia un po' straordinaria, intensiva, come ogni tanto che c'è bisogno di qualche cura un po' più energetica, o un ricovero per
un intervento che rimetta in cammino, che corregga qualche elemento negativo. La nostra malattia è il peccato. La misericordia di Dio è la cura. I mezzi sono i sacramenti. Battesimo l'abbiamo già ricevuto. E quello lì resta fondamentale come la salvezza di Dio. Gli altri sono la confessione e l'Eucaristia. Sono le due strade medicinali che accompagnano tutta la vita. E l'anno santo serve per mettere in evidenza proprio questo. Ora, caratteristica dell'anno santo è l'indulgenza. La parola indulgenza è sinonimo di misericordia. Vuol dire generosità, benevolenza. Ed è una realtà particolare che corrisponde alla nostra pena, mentre il perdono della confessione è relativo alla colpa. La distinzione è un po' fine, ma è importante. Io sono stato ospite in casa sua, ho scontrato col gomito un vaso di porcellana bellissimo che ha, gliel'ho mandato in frantumi, costava un capitale. Ho detto scusa, non volevo. Basta. No. Ha ragione che non basta. Perché non basta? Perché il danno c'è. Lei aveva un vaso, bello. Dopo che io sono passato col gomito, lei il vaso non ce l'ha più. È in frantumi. Mi sono scusato. Però il danno c'è. E sono obbligato in coscienza a riparare in qualche modo. È vero? Il peccato fa male, produce dei danni. Io chiedo scusa, ed è già importante chiedere scusa. Ma non basta. Quando si litiga con qualcuno, o si ha uno scontro, per poter ritornare amici, se io chiedo scusa, sono tre le cose che devo dire. Mi dispiace. È colpa mia? Come posso rimediare? La terza in genere si omette. È già tanto se dico le prime due. Mi dispiace. Che sia proprio tutta colpa mia? Anche tu però un po', però voglio essere buono, faccio il primo passo io, mi dispiace che abbiamo litigato, riconosco che ho esagerato, te ne ho dette troppe, un po' te le meritavi, ma te ne ho dette troppe, il mio carattere, scusa, è colpa mia, ho esagerato, cosa posso fare per rimediare a tutti gli insulti? No, nel caso del vaso, potrei, quanto costava? Mamma mia, no, se ne regalo un altro, non sarà proprio bello come quello lì, però è il pensiero, no? Ecco, lo capite che sarebbe normale così? Le ho dato un danno, riparo, perlomeno le regalo un vaso. Se non è prezioso come il suo, pazienza, mi viene incontro perché è misericordiosa. Nel caso suo, dove io l'ho insultato, non è una questione di risarcimento danni, non è una cosa che gli posso dare, però l'ho offeso. È possibile che due persone, dopo che se ne sono dette, e una ha offeso l'altro, non si parlano mai più.
Questo è un guaio. Perché vuol dire una condizione di debito, di prigionia. Il Giubileo entra per dire, mandiamo all'aria questi schemi, è possibile ricominciare, giriamo pagina, facciamo pace, dai. Ma per fare pace, chi ha torto deve riconoscerlo e deve provarne dolore. Allora, mi dispiace, è colpa mia? Cosa posso fare? E lui mi dice, ma niente, guarda, già avermi parlato così mi è sufficiente. Andiamo a berci un caffè, vai. Però il desiderio mio di riparare il male che ho fatto ci deve essere. La confessione, come sacramento, toglie la colpa. Io chiedo scusa, dico al Signore mi dispiace e il Signore mi toglie la colpa. Ma la pena ce l'ho tutta. La pena è il risarcimento, è la riparazione, è la penitenza. È quello che devo fare io per correggere i difetti. Vi racconto una parabola, tanto per chiarire un po' l'idea. C'era un ragazzo abbastanza irascibile che litigava volentieri con i suoi compagni e spesso ne offendeva parecchi. E il papà, per educarlo, gli dice, da sentire, prendi tutti questi chiodi. Ogni volta che litighi con un tuo compagno, pianta un chiodo nella palizzata. E i primi giorni ce n'erano 3, 4, 5 chiodi e andavano avanti. Cerca di ridurre, renditi conto che il tuo comportamento è sbagliato. Pian pianino il ragazzo, notando tutti quei chiodi che aumentavano sulla palizzata, cercò di trattenersi, di frenarsi, solo 3, solo 2, qualche giorno una volta sola, poi cominciò a non piantarne più. E imparò un comportamento più amichevole, più fraterno, senza litigare. E lo disse a suo padre, hai visto? È già un mese che non pianto più un chiodo. Non ho litigato più con nessuno. Dice, bravo. Allora, adesso fai una cosa. Ogni giorno che non litighi con nessuno, estrai un chiodo. Allora, si impegnò e con le tenaglie, giorno per giorno, estraeva i chiodi. Un anno dopo, non ce n'era più neanche uno. Eh sì, gli disse il padre, bravo. Hai fatto dei passi in avanti notevole, ma guarda come hai ridotto la palizzata. È tutto un buco. È una nota pedagogica importante. Il problema non è la palizzata, è che i buchi sono rimasti. Quando tu pianti il chiodo è perché hai fatto un peccato. Quando te ne astieni lo togli, ma il buco resta. La mancanza c'è. Quando tu offendi una persona, poi non la offendi più, ma il danno c'è e bisogna fare qualcosa per rimediarlo. Mi sono confessato, l'ho insultato l'altro giorno, era colpa mia, ho sbagliato, gliene ho detto e l'ho maltrattato. Poi mi sono pentito, sono andato a confessarmi, però a lui non parlo più. E lui non mi rivolge più la parola. Non basta! La confessione non basta! Il Signore mi ha perdonato, è vero! Ma lui? L'amicizia che c'era con lui? Non c'è più. Il Signore mi ha perdonato, ma mi ha dato la capacità anche di fare il primo passo e di riandare ad annodare l'amicizia con lui. L'indulgenza dell'anno santo è questo di più di amore che ci viene dato
per poter recuperare, per poter tornare in possesso del nostro, per recuperare le amicizie, per recuperare i crediti e i debiti, per rimettere le cose a posto. La penitenza che devo fare io, la potete fare anche voi. Cioè, nella comunione dei santi ci aiutiamo gli uni gli altri e non mettiamo insieme solo i nostri meriti, ma anche quelli di Cristo, della Beata Vergine Maria, di tutti i santi. Ma pensate, se avessimo un unico conto bancario, se lo mettiamo insieme due o tre persone che hanno pochi soldi, non andiamo da gran parte. Ma se lo facessimo insieme a gente che ha un capitale enorme, vi rendete conto che vantaggio? Avere la firma sul conto di gente ricchissima? Cosa vuol dire? Che io posso attingere? Io posso prelevare, io posso pagare con la carta di credito e tutto sul conto? Eccezionale. L'indulgenza è questo. È la carta di credito sul patrimonio del paradiso. È il patrimonio della Chiesa. La Chiesa è ricca, è vero. Non di soldi. È ricca di bene. E c'è un patrimonio immenso, è quello che ci interessa. Abbiamo una carta di credito, abbiamo una carta di credito per attingere questo bene, ma l'indulgenza plenaria si ottiene in modo molto semplice, tutti i giorni dell'anno, la celebrazione della messa, io parlo da prete. Mi confesso, celebro la messa, bene, è legata all'indulgenza. Un po' di adorazione, la recita del breviario, ma basta il Magnificat, basta il Padre Nostro, basta la Salve Regina. Tutte le azioni più piccole che facciamo, l'opera di bene, la telefonata a un amico, un aiuto al compagno di classe, tutte queste piccole cose sono legate all'indulgenza. Vuol dire, le cose buone che fai sono versamenti in questo deposito della Chiesa, da cui attingi la forza per farne di più. Ora, il rischio è che l'indulgenza la prendiamo come un giochetto. L'indulgenza è la grazia di Dio che ti permette di vincere i tuoi difetti. Ora, potete organizzare un viaggio a Roma, fare ore di coda, passare attraverso la Porta Santa, ma per ottenere l'indulgenza ci vuole la confessione sacramentale fatta bene, la comunione eucaristica, la preghiera secondo l'intenzione del Papa, e questo è facile, è la quarta condizione che si frega, escludere ogni attaccamento al peccato, anche più piccolo. È la condizione, staccarci dal peccato, odiare il peccato e voler fare il bene. Allora, l'indulgenza serve e funziona quando noi abbiamo il desiderio di fare bene, di correggere i nostri difetti, di vivere da santi. Quando c'è questo desiderio, la grazia ci viene incontro e ci accorgiamo che è possibile, si può fare. Allora, lo schemetto, ti do l'indulgenza a queste condizioni, va a farsi benedire. Purtroppo ci sono stati dei periodi tremendi nel passato, quando vendevano le indulgenze.
nel senso che distribuivano delle immaginette, delle medagliette. Con questa tu ottieni l'indulgenza, tu hai il perdono dei peccati. Avevano bisogno di offerte. Dovevano rifare San Pietro, soprattutto nel 1500. L'attuale San Pietro l'hanno costruito con i soldini di tanta povera gente in giro per l'Europa che comperava queste indulgenze. Il problema è che erano i predicatori che sbagliavano e dicevano delle cose maldette con il desiderio di fare cassa. Una delle 95 tesi di Martin Lutero dice: se il Papa sapesse come estorcono i soldi alla povera gente, preferirebbe bruciare San Pietro. E io penso che Papa Francesco sarebbe d'accordo. Dice: è meglio bruciarla la Chiesa piuttosto che mantenerla rubando i soldi ai poveri. Allora, lo sbaglio era nel ritenere meccanico, banale, il gioco dell'indulgenza. Tu mi dai l'offerta, io ti do la medaglietta e ti garantisco di andare in paradiso. Qui sta lo sbaglio. Che tu faccia delle offerte è opera buona. Tutte le opere buone sono indulgenziate. Ma non hai comperato il paradiso. Il paradiso ti è stato regalato nel battesimo. Se tu fai delle opere buone, fra cui c'è anche dare l'offerta alla Chiesa, e tu ottieni la grazia per vivere santamente, ma ci vuole il tuo impegno. Per cui l'anno sarà santo se noi saremo migliorati. Questa abbondanza di misericordia, cosa ci serve? Per migliorare la nostra vita, per fare penitenza, per riallacciare amicizie. Fare penitenza, capite? È rilegarmi con Lui. L'ho offeso, non ci parliamo più. Mi costa andargli a dire scusami, è colpa mia. Possiamo ricominciare? Dai, parliamoci. Se io recupero un'amicizia e riparo un danno che ho fatto, l'anno santo per me è stato valido, mi è servito. Ce ne recupero due, tre, ancora di più. E quindi impegniamoci, coraggio, a recuperare il bene. L'indulgenza di Dio e la sua misericordia e serve per migliorarci, ma lo dobbiamo desiderare. E quindi le varie opere che possiamo fare, pellegrinaggi a santuari, opere di misericordia corporali e spirituali, preghiere, celebrazioni, confessioni, messe, sono le cose che facciamo sempre. È un'occasione straordinaria per vivere bene l'ordinario. La porta santa è quella di casa vostra. Stasera, quando tornate a casa, aprite solennemente la vostra porta santa. E la attraversate stasera entrando, domani mattina uscendo. Pensateci, la guardate, mettete la chiave nella toppa e dice: questa è la mia porta santa. Ogni volta che entro, ogni volta che esco, voglio migliorare. Signore, dammi la tua misericordia perché io possa entrare. E entrando sapete che incontrate quello, quella. E uscendo, mattino esco da quella porta e mi aspettano i colleghi, i clienti, gli insegnanti. Pensate quante volte attraversate la porta santa. E se ogni volta che la attraversate ci pensate e chiedete la misericordia di Dio,
Dammi la tua misericordia, Signore, perché possa fare misericordia quando entro e quando esco. Vedrete che qualcosa succede. Se ci mettete l'intenzione, lo chiedete con desiderio, il Signore guarisce. È come se guarisce. Una espressione bellissima di Papa Francesco è stata quella di paragonare la Chiesa a un ospedale da campo. Bella, dai, ragioniamoci un po' sopra. Come Chiesa siamo un ospedale da campo. Cosa fa un ospedale da campo? Cura. Cura. Cura i feriti. Però che differenza c'è fra un ospedale da campo e una clinica 5 stelle? Senza riferimenti politici. La clinica super efficiente, molto ben organizzata, ha camere pulitissime, eccetera. Un ospedale da campo fa le cose un po' così. E noi siamo così, siamo un ospedale da campo. Siamo un po' una baracca. E facciamo le cose come possiamo. Pensate a tutte le nostre attività, le nostre liturgie, le nostre catechesi, le nostre carità. Sono ospedali da campo. Siamo un po' dei baraccati che tentano di fare qualcosa alla bella e meglio. Però l'importante è curare. Quando serve un ospedale da campo? Quando c'è una guerra? O quando c'è un cataclisma? In una situazione normale non c'è l'ospedale da campo. Dire che siamo un ospedale da campo vuol dire che c'è un mondo in guerra con i disastri di tipo spirituale e morale. Ci sono dei bombardamenti in giro, dei terremoti spirituali. E noi come Chiesa siamo una tenda che alla bella e meglio si impegna a curare per poter guarire. La misericordia è questa strada terapeutica. Allora, buon anno della misericordia, buona guarigione. Speriamo che alla fine dell'anno siamo guariti, eh? O perlomeno stiamo un po' meglio. Cercate di non peggiorare, perlomeno. Conservatevi. Ma l'obiettivo, davvero l'augurio, è quello di migliorare, di guarire. La preghiera secondo l'intenzione del Papa è l'esclusione di ogni affetto, anche al più piccolo peccato. Quella lì non l'avevo mai sentita. È perché non l'hai mai presa? Perché ti accontentavi solo di quelle formali. In Sant'Ambrogio facciamo, come tutti gli altri anni, la liturgia penitenziale. Quest'anno la facciamo alla grande, con tantissima gente. I preti sono sempre quelli, no? Ma la gente molto di più, perché è l'anno giubilare, per celebrare bene la confessione. E poi vi ricordo che il 25 dicembre è Natale quest'anno. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Buonanotte e arrivederci. Grazie e buon anno santo. Grazie. Altrettanto. Siamo ancora martedì.